In vigore da poco più di una settimana l'attesissimo regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo, il decreto che costituisce un vero e proprio testo unico per gli operatori di settore, è stato salutato dal ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti come una preziosa semplificazione per le imprese sulla strada verso una gestione sempre più sostenibile dei materiali inerti. Al microfono di Ricicla TV l'ingegnere Edoardo Arcaini, funzionario di ANCE Bergamo, che fa il punto sulla nuova disciplina di legge, sottolineandone le principali criticità, soprattutto per i piccoli cantieri che rischiano di essere penalizzati dall'appesantimento dell'iter burocratico per la gestione dei materiali da scavo. Viaggio nella Puglia della lotta agli illeciti ambientali. Nel dossier annuale di Lega Ambiente sugli ecoreati, la regione è prima per arresti e seconda per infrazioni accertate, un quadro figlio della crescente collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e associazionismo, le loro voci nel focus a cura di Ricicla TV. Secondo la CGA di Mestre, quest'anno cittadini e imprese pagheranno 9,1 miliardi di euro di tari, con rincari talvolta superiori all'aumento dell'inflazione. L'associazione denuncia le frequenti inefficienze delle imprese di raccolta rifiuti e l'assenza di una regolamentazione nazionale che fissi costi standard di servizio. Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il notiziario settimanale di Ricicla TV. In apertura l'entrata in vigore da poco più di una settimana dell'attesissimo testo unico che disciplina la gestione di terre e rocce da scavo nei cantieri. Il decreto del Presidente della Repubblica è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale a inizio agosto ed è stato salutato come una preziosa semplificazione per le imprese che faciliterà il riuso dei materiali. Il servizio di apertura a cura di Giuseppe De Stefano. La scorsa settimana, precisamente lo scorso 22 agosto, è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica che regola la disciplina semplificata per la gestione delle cosiddette terre e rocce da scavo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto. Dopo il via libera ottenuto a maggio dal Consiglio dei Ministri, dunque vede la luce un vero e proprio testo unico in linea con la normativa europea che riordina in maniera coordinata e coerente le diverse normative, talvolta disomogenee, con cui veniva regolata la materia con non pochi grattacapi per le imprese. La revisione della disciplina punta principalmente alla semplificazione procedurale per permettere il riuso dei materiali di risulta negli stessi cantieri e cave in cui sono stati prodotti o per scopi affini, per fare in modo che possano essere amministrati con più facilità quali sottoprodotti, soprattutto nei grandi cantieri, senza ricadere nella definizione di rifiuti, passando per una procedura più spedita che prevede l'eliminazione delle autorizzazioni preventive e l'introduzione della possibilità da parte di soggetti sia pubblici che privati di confrontarsi con le ARPA regionali e provinciali per anticipare i controlli di legge, in modo da superare anche eventuali casi di inerzia da parte delle amministrazioni locali. Il nostro è un paese che deve avere certezza che le opere, quelle pubbliche in particolare, non restino incompiute per colpa delle procedure burocratiche, ha dichiarato Pier Giorgio Carrescia, relatore in Commissione Ambiente alla Camera del provvedimento. Ecco allora il perché di una puntuale disciplina sul contenuto, la redazione e la trasmissione all'autorità competente con tempistiche precise del piano di utilizzo, anche nel caso di opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. È un provvedimento importante fra quelli più significativi in tema di rifiuti in questi ultimi anni e che ben si coniuga con l'obiettivo del passaggio da un'economia lineare a un'economia circolare. Provvedimento che, conclude Carrescia, ha avuto un iter lungo ma che ritengo segnerà la disciplina delle terre e rocce da scavo per molti, molti anni. Ma oggetto del regolamento sono anche la disciplina unica introdotta per disciplinare il deposito temporaneo delle terre e rocce considerate appunto come rifiuto e la gestione delle stesse, sempre attraverso procedure uniche per gli scavi e per la caratterizzazione dei terreni nei siti oggetto di bonifica. Grazie a questo testo, ha comunicato il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti tramite una nota, otteniamo tanti risultati insieme, miglioriamo la tutela delle risorse naturali grazie al minore smaltimento in discarica e al minor utilizzo di materiale di cava, ma allo stesso tempo diamo più forza alle aziende che operano nel rispetto dell'ambiente con lavori nei cantieri più veloci e potenziali minori costi derivanti dall'approvvigionamento di materia prima. Una bella novità a lungo attesa dagli operatori, conclude Galletti, che riguarderà, secondo le nostre stime, oltre 150.000 imprese di ogni dimensione.
Una novità attesa da migliaia di imprese, lo abbiamo appena sentito. A beneficiare delle semplificazioni dovrebbero essere soprattutto i grandi cantieri. Ma per sapere cosa ne pensano alcuni tra i più diretti interessati, e cioè i costruttori, abbiamo raccolto il contributo dell'ingegner Edoardo Arcaini, funzionario di ANCE Bergamo, che ha sollevato alcune criticità soprattutto per l'applicazione del nuovo regolamento nei piccoli cantieri, che sono tra l'altro anche più numerosi. L'intervista. Ma dobbiamo necessariamente dividere la gestione dei grandi cantieri dalla gestione dei piccoli cantieri, che in termini numerici rappresentano la stragrande maggioranza degli interventi in capo alle imprese edili. Quindi una valutazione sicuramente positiva per le grandi opere e critica invece per quanto riguarda i piccoli cantieri, per i quali non possiamo sicuramente parlare di una semplificazione rispetto all'articolo 41 bis che era precedentemente in vigore. In particolare diventa necessario inviare la dichiarazione per l'utilizzo dei materiali da scavo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, e diventa obbligatorio comunicare preventivamente eventuali modifiche sostanziali. Viene inoltre limitata la possibilità di individuare nuove destinazioni per i materiali da scavo in corso d'opera, e viene definito un set analitico minimale inclusivo del parametro amianto per la verifica dell'assenza di contaminazione nelle terre e rocce da scavo. Sono state invece previste importanti semplificazioni per i grandi cantieri, dove l'esecutore potrà avviare le attività di scavo trascorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'autorità competente. Altro aspetto fortemente critico del nuovo regolamento è quello relativo all'utilizzo delle terre e rocce da scavo all'interno del sito di produzione, in quanto diventa obbligatoria la caratterizzazione ambientale anche per i piccolissimi quantitativi. Segnalo infine che il DPR numero 120 lascia inattuata l'indicazione della legge delega relativa alla razionalizzazione e semplificazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti da attività di manutenzione e costruzione di reti e infrastrutture. E proprio l'ingegner Arcaini interverrà al seminario organizzato da tuttorifiuti.it e dallo studio AMB di Bergamo, che si terrà il prossimo 19 settembre, che riguarderà le novità introdotte relativamente alla figura del responsabile tecnico, ai sottoprodotti, all'assimilazione dei rifiuti speciali, ai rifiuti urbani e naturalmente anche alla nuova disciplina sulla gestione di terre e rocce da scavo. Il convegno in programma presso l'NH Hotel di Orio al Serio a partire dalle ore 9 vedrà tra gli altri la partecipazione degli esperti Tiziana Cefis e Stefano Maia e del presidente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali Eugenio Onori. Adesso una notizia in tema di tracciabilità. Il SISTRI sarà incluso nel sistema di monitoraggio della logistica nazionale istituito dalla legge concorrenza, entrata in vigore solo 2 giorni fa. Si chiamerà Sina Molo e dovrebbe coordinare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le informazioni, tra gli altri, delle capitanerie di porto, delle ferrovie e delle dogane, per definire le modalità operative attuative dell'operazione. C'è ancora un anno di tempo, scadenza fissata il 29 agosto 2018, quando anche sul futuro del SISTRI dovrebbe esserci un po' più di chiarezza. Adesso voltiamo pagina per parlare di reati ambientali. Nei mesi scorsi il consueto rapporto annuale Ecomafie di Legambiente ha sottolineato come su scala nazionale gli illeciti e il fatturato della criminalità ambientale siano in diminuzione. Tra le regioni in evidenza, la Puglia prima per arresti e seconda per infrazioni accertate. Un quadro figlio anche della crescente collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e associazioni. L'approfondimento a cura del nostro corrispondente Luca Guerra.
A soli 2 anni dall'entrata in vigore della legge sugli ecoreati diminuiscono i reati ambientali in Italia, mentre il fatturato dell'ecomafia scende a 13 miliardi di euro. Sono confortanti i numeri lasciati in dote dal rapporto Ecomafia 2017. La regione sale sul podio per abusivismo edilizio, reati contro la fauna e quelli afferenti il ciclo dei rifiuti. Numeri figli di una capillare attività di prevenzione del territorio, come spiega il presidente di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini. Ma la Puglia è una regione a rischio di traffico illecito di rifiuti, una regione a rischio sia per la sua posizione geografica che la vede trampolino di lancio verso i paesi del sud-est asiatico. Infatti continua a rimanere una base logistica per traffici transfrontalieri di rifiuti, soprattutto dal porto di Bari. Qui anche è da sottolineare l'ottimo lavoro premiato con il premio Ambiente e Legalità da Legambiente della Procura di Bari. La Puglia vede questa cabina di regia unica a livello nazionale, lo ricordiamo, una cabina di regia fortemente voluta e finanziata dalla Regione Puglia a partire dal 2007, che ha dato in questi anni i suoi risultati, ha monitorato ben 3.120 siti, questa cabina di regia che è composta dalle forze dell'ordine che si avvalgono della consulenza scientifica dell'ARPA e del CNR, che ripeto sta dando risultati positivi. Sull'ambiente la Regione gioca una partita importante, della quale è consapevole anche il neo assessore competente Filippo Caracciolo, insediatosi il 19 luglio. Puglia terza per illegalità ambientali in Italia, secondo il rapporto Ecoreati 2017, ci sono però dei punti dai quali ripartire. Sì, è la fotografia che viene fuori dall'ultimo, dai dati di Legambiente, che in maniera impeccabile e sistematica fotografa una realtà nella quale purtroppo abbiamo ancora una presenza piuttosto diffusa di questo tipo di illegalità. Mi sembra che siamo la prima regione ad avere un rapporto così stretto, collaborativo, tale da essere stato inquadrato in una convenzione con le forze dell'ordine, per cui dobbiamo ringraziare notevolmente il lavoro quotidiano di prevenzione e di repressione. Oggi assistiamo anche al fenomeno delle discariche selvagge, presenti un po' dappertutto, anche sulle strade statali, sulle strade provinciali. A tal proposito, su sollecitazione proprio del Presidente, stiamo provando a sensibilizzare attraverso una collaborazione maggiore, dove nonostante la Regione non abbia le competenze o non abbia, non sono attribuite alla Regione appunto i compiti di pulizia o di intervento su questo, stiamo promuovendo un'intesa con l'ANAS, con l'ANCI e con l'UPI proprio per mettere a sistema un protocollo d'intesa che vedrà proprio la Regione Puglia a capo, grazie alla collaborazione con l'ANAS, con l'ANCI e con l'UPI, degli interventi mirati durante tutto l'anno, concentrati particolarmente estate, di pulizia. Sempre meglio la raccolta di rifiuti elettrici in categoria R4 ed R5, sotto cui ricadono le apparecchiature di illuminazione e sorgenti luminose. Quanto emerge dal rapporto Ecolamp relativo ai primi 6 mesi del 2017, durante i quali sono state ben 1.593 le tonnellate di rifiuti elettronici raccolte e gestite dal consorzio, che dunque punta a sfondare quota 3.000 entro la fine dell'anno, grazie ad un crescente contributo non solo dei conferimenti professionali, ma sempre più anche dei privati cittadini. A migliorare non è solo la quantità delle raccolte, ma anche e soprattutto la capacità di recupero di materia grazie all'attività di riciclo. Nel caso dei RAE del raggruppamento R5, come lampade fluorescenti, tubi al neon e LED, il tasso di recupero supera il 97%, di cui il vetro da solo rappresenta circa il 75%. I servizi di raccolta e gestione dei rifiuti in Italia sono segnati da inefficienze e sprechi. Questa è l'accusa che emerge dai dati della CGA di Mestre sui costi della tariffa rifiuti, la Tari, che modulata come farebbe ricadere su imprese e cittadini il prezzo di un servizio che le aziende gestirebbero in condizioni di sostanziale monopolio, un salasso che per il solo 2017 ammonterà, secondo la CGA di Mestre, a ben 9,1 miliardi di euro. Il servizio.
Nel corso del 2017 toccherà a cittadini e imprese pagare a caro prezzo le inefficienze dei servizi di raccolta rifiuti e l'assenza di una regolamentazione nazionale, con tariffe che nei prossimi mesi sembrano destinate a subire l'ennesimo rialzo. Complessivamente le famiglie e le attività economiche italiane pagheranno quest'anno ben 9,1 miliardi di euro, con aumenti che in alcuni casi arriveranno addirittura a doppiare la velocità dell'inflazione. Questo è il quadro tracciato dalla CGA di Mestre, secondo cui tra il 2017 e il 2016 i negozi di frutta, i bar, i ristoranti, gli alberghi e le botteghe artigiane subiranno un aumento della Tari oscillante tra il 2 e il 2,6%, mentre per l'anno in corso l'inflazione è prevista in aumento appena dell'1,2%. Sarà leggermente più contenuto invece l'incremento per le famiglie, un salasso propiziato secondo la CGA dal passaggio nel 2014 dalla Tares alla Tari, che pur conservando elementi tipici dell'imposta patrimoniale, su tutti la modulazione in base alla superficie calpestabile dell'immobile, dovrebbe in realtà agire come una tariffa corrispettiva necessaria, cioè a riportare in capo a ogni singolo utente, famiglia o impresa che sia, i costi del servizio. Fino a che non arriveremo alla definizione dei costi standard, spiega però Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA, con il pagamento della bolletta non copriamo solo i costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ma anche le inefficienze e gli sprechi del sistema. Secondo la CGA, le aziende di raccolta rifiuti di fatto operano in condizioni di monopolio, con dei costi spesso fuori mercato che famiglie e attività produttive sono chiamate a coprire, con importi in alcuni casi del tutto ingiustificati. Anche perché, sebbene in questi ultimi due anni il governo abbia imposto l'obbligo di non aumentare le tasse locali, gli amministratori, spiega la CGA, si sono difesi tagliando i servizi o aumentando le tariffe, che pur non contribuendo ad appesantire la pressione fiscale hanno un impatto molto negativo sui bilanci di famiglie e imprese. Proprio per evitare che il costo di possibili inefficienze gestionali si scarichi sui cittadini, ricorda il segretario della CGA Renato Mason, la legge di stabilità 2014 aveva previsto che dal 2016 la determinazione delle tariffe avvenisse sulla base dei fabbisogni standard. Il Parlamento successivamente ha però prorogato tale disposizione al 2018, pertanto, conclude, bisognerà attendere ancora un po' affinché le tariffe coprano solo il costo del servizio determinato dai costi standard di riferimento. E con questo è tutto, l'appuntamento con il nostro notiziario settimanale è per giovedì prossimo, come sempre alle 12.50 su Ricicla TV. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.